L'incontro di oggi è un incontro per noi molto speciale, non soltanto perché Stefano Gavagnin forma parte del nostro IBLA, sino perché così, con questa presentazione della musica etnica di America, noi entriamo in questa possibilità di vedere successivamente che succede con le opere composte in Sud America, cioè l'accettazione o rifiuto di tutti questi materiali. Bene? Cioè, grazie, buon pomeriggio. Sì, la tematica del seminario è una tematica che riguarda evidentemente la migrazione di un genere musicale, e questo genere è quello operistico, quindi l'opera come genere migrante. Io non mi occupo di opera, mi occupo invece di generi musicali che in termini molto generali possiamo chiamare di area popolare o folclorica, senza entrare troppo in un problema di definizione di questi termini. E io credo che siano comunque dei generi diciamo significativi rispetto alla tematica del seminario, perché c'è una valenza trasversale. Ho scelto un po' il tema cercando un valore trasversale. La trasversalità è data da una parte dal fatto che ci occuperemo di un genere musicale che di fatto anche è un genere migrante tra America Latina ed Europa, e vedremo anche in quale direzione, perché non è così scontato. E l'altra particolarità di affinità, diciamo, con la tematica del seminario è che attraverso questa migrazione di un genere musicale si va anche a costruire un immaginario che sfrutta delle componenti di esotismo, come poi si vedrà succedere anche con l'opera. La musica popolare, no, ha contribuito moltissimo alla definizione di una costruzione di uno o più, in realtà, immaginari europei sull'America Latina, lo sguardo dell'Europa sull'America Latina, perlomeno nel corso del XX secolo, se ne possiamo contare molti. Quindi abbiamo uno abbastanza precoce, no? Gaucho, Rodolfo Valentino, forse più o meno in ordine di tempo lo stereotipo del latino, il Brasile, i Caraibi, il Carmen Miranda, e quello andino, che è quello di cui poi parlerò più da vicino, più dettagliatamente, e senz'altro anche un immaginario di un'utopia rivoluzionaria che qui scava molto bene fra le mani di Carmen Miranda, e non ho resistito alla tentazione di metterlo lì. Allora, prima di entrare nel vivo della questione della musica andina, credo che serviranno un paio di premesse, che un po' di diciamo così, un vocabolario iniziale che ci sarà utile. E poi andrò una seconda parte a vedere da vicino che cos'è questa musica andina che ha circolato in Europa, quindi un po' di storia e descrizione di questo fenomeno, e poi anche così un po' scegliendo, non dico a caso, ma insomma fra i mille casi possibili, una focalizzazione un po' più specifica su quello che è accaduto in Italia con la musica andina. E dunque la prima premessa è questa, cioè credo che siano delle domande che dobbiamo in qualche modo porci, cioè che tipo di scambio intanto si instaura tra l'Occidente europeo e l'America Latina, e se questa America Latina in questo scambio rappresenta realmente un qualcosa di diverso da noi, un altro rispetto a noi. E allora, l'America Latina bisogna tenere presente, insomma, che è già il risultato di un processo di sintesi, di sincretismo, no? È un qualcosa di meticcio tra l'Europa, quello che era il continente americano prima dell'arrivo degli europei, Africa sicuramente, e anche molto altro, magari in dosi minori. E quindi in un certo senso nel concetto di America Latina l'Europa è già presente. Ed è vero anche, seppure in modo forse un po' minore, anche il contrario. Cioè nell'Occidente europeo di oggi c'è anche l'America Latina. L'Europa non sarebbe quello che oggi è se non esistesse questa componente americana che ha esercitato, voglio dire, mangiamo patate, pomodori e così via, no? Quindi quest'idea di un'alterità totale, no, tra
l'europeo e il nativo americano non è che funzioni molto. Va tenuto presente anche che esistono diverse Americhe Latine, per cui chiaramente c'è un'alterità diversa rispetto all'europeo tra un indio amazzonico e un ragioniere di Buenos Aires, no? Diciamo, quindi quando si parla di America Latina poi ecco. E poi allora questo ci dice che uno, l'America Latina non è un qualcosa di totalmente diverso rispetto all'Europa, un altro totale, e d'altra parte le popolazioni native americane sono un altro anche in America Latina, no? Per una grande parte della società latinoamericana. Nella concezione generale di rapporti tra Occidente e Europeo, forse sarebbe meglio dire piuttosto che Europa e America Latina, ho trovato questo riferimento di questo lavoro di Olivier Compagnon, un sociologo francese del 2009, che parla di appunto un concetto molto francese che è Euro-Amérique, quindi di un tutt'uno, no, euro-americano, lui ha analizzato un po' che tipo di rapporti nel tempo come sono stati teorizzati i rapporti nel tempo tra America Latina ed Europa. Io non vado a seguire il tutto, ma mi soffermo solo sull'ultimo. E attualmente, dagli anni 80 circa in avanti, la cosa che più che porre l'attenzione sull'oggetto culturale che si suppone più frequentemente dall'Europa vada in America, venga lì adottato, focalizza piuttosto l'attenzione su come questi beni culturali circolano, su come vengono adottati, che è un atteggiamento non passivo, l'adozione, l'appropriazione di qualcosa presuppone un atteggiamento attivo, come vengono trasformati e anche qual è soprattutto la funzione di una serie di agenti che i francesi chiamano passeur, quindi passatori, spalloni, contrabbandieri in qualche modo di cultura, che sono dei rapporti molto meno lineari di quello che possiamo immaginare, non sono rapporti centro-periferia, periferia-centro, ma possono avere dei percorsi molto più complicati. E questi personaggi sono viaggiatori, emigranti, commercianti, esuli e così via. E in sintesi, diciamo, comunque uno degli aspetti che interessa qui nella cosa di oggi e che verrà a galla insomma, in qualche modo attraverso l'esempio andino è proprio la possibilità di un'inversione dei termini tradizionali dello scambio, quindi se l'Europa è il centro e l'America Latina è la periferia, in realtà le cose non vanno necessariamente sempre in una direzione unica, ma l'America Latina stessa ha prodotto una serie di modelli che sono poi stati in qualche modo, ecco, dobbiamo vedere qual è il modo, ma sono stati poi recepiti in Europa, dalle danze afroamericane e così via, che entrano nella componente del jazz, eccetera. Altra particolare su cui Compagnon mette un po' l'accento è che comunque non bisogna dimenticare che spesso non è un rapporto bilaterale, ma c'è un terzo incomodo che sono gli Stati Uniti, che soprattutto con la potente industria culturale hanno fortemente influenzato. Cioè noi spesso abbiamo ricevuto immagini dell'America Latina, non dall'America Latina, ma dagli Stati Uniti. Anche quelle di prima sono industria culturale statunitense, no? A portarceli. La seconda premessa, su cui serve molto da dire, ma credo di dover un po' sintetizzare, perché magari forse ne parla Annibale nel prossimo incontro, è questa idea di indigenismo, no? Faccio molto breve, diciamo, il problema qual è? Durante il XIX secolo, quando le elite dominanti in America Latina, che sono elite di origine europea, creole, no? Criollos, che fino a quel momento hanno totalmente disprezzato la cultura indigena come qualcosa che non aveva nessun diritto a essere rappresentato, nessun interesse, trovano invece nella cultura indigena, nell'immagine dell'indigeno, un elemento distintivo rispetto all'immagine totalmente europeizzante che valeva prima. Vanno a trovare una loro specificità nel fatto che l'America Latina presenta una situazione etnica meticcia, no? C'è l'indigeno, c'è l'indio, gli africani sono un po' ancora fuori da questo discorso, e
la presenza dell'Indo era discriminante rispetto alla cultura di quella che era la madre patria europea, che oggi invece diventa in un certo senso un nemico, comunque colui dal quale io mi devo distinguere. Il problema però è che queste elite non hanno nessuna intenzione di aprire la porta alla componente nativa dal punto di vista concreto, reale, di potere, ma devono integrare nell'immagine, nel paradigma della cultura nazionale l'indigeno senza poi farlo entrare per davvero, quindi far entrare soltanto uno spettro, un fantasma, e senza cambiare il ruolo dell'indigeno reale. E questo è quell'atteggiamento, quel suo riflesso nella produzione artistica, letteraria, musicale, eccetera, che viene chiamato indigenismo. C'è un forte indigenismo romantico nel XIX secolo e poi ce ne sarà uno di taglio più sociale negli anni 30, 40, e questa volta, ma anche questa volta comunque poi soffrirà di eurocentrismo, no? In qualche modo. Io velocissimamente, per far contento Annibale, fondamentalmente mostro questa diapositiva, così molto di passaggio. Questa è l'opera veramente più famosa di questa corrente indigenista. 1870 è la prima alla Scala di Milano, Carlos Gomes, lui brasiliano. Nel 1880 la prima in Brasile. La curiosità che ho trovato è che c'è scritto, no, questo, che quel gonnellino lì, che è quello usato da Giraud nella prima brasiliana, è quello lì ed era un autentico gonnellino amazzonico, per cui era un po' meno di cartapesta in quello. Ed era anche meno di cartapesta il fatto che il povero Giraud si è preso la malaria e 2 anni dopo è morto di malaria in Messico. Mezzo di trionfi operistici, però diciamo che gli è andata un po' male. E questo addomesticamento della figura dell'indigeno, nel Guarani, perché in realtà celebra nella sua storia, è ambientato nel 500, il Conquistadores, e racconta la storia di un amore impossibile tra un Guarani, un capo tribù nativo, e una donna, una giovane donna bianca. La storia finisce male, ovviamente, perché così doveva essere il drammatismo nel melodramma, ma in ogni caso è il seme iniziale di un mestizaje, di un meticciato, e quindi è un po' un'origine mitica di questa identità meticcia. In realtà l'Indio addomesticato, in qualche modo, ha dei precedenti anche più vecchi. Più famoso sono le Indie Galanti di Rameau, un balletto a scena, insomma, in cui si presentavano in qualche modo le varie Indie, quelle occidentali e quelle orientali. C'è un po' un riassunto dell'esotismo settecentesco. Quello invece è Tiepolo, rappresentazione dell'America, dove figura un enorme coccodrillo. Ovviamente l'America è rappresentata con delle piume in testa, perché fa parte del corredo, no? Piume e tessuti a righe, probabilmente il concio a righe, queste cose. Non mi soffermo su questo, però soltanto un altro passaggio, perché lo trovo molto bello. C'è un romanzo, un racconto lungo di Alejo Carpentier, del 1971, questo è uno scrittore cubano, che è ambientato in parte a Venezia, perché nel Settecento Antonio Vivaldi scrive un'opera, Montezuma, dedicato alla conquista del Messico, e immagina Carpentier che un messicano, un criollo, quindi un discendente degli spagnoli, molto ricco, venga con tutta la sua ricchezza a farsi un giro in Europa, viene a Venezia, assiste alla presentazione dell'opera di Vivaldi, che tra l'altro è diventato amico suo in modo molto gustoso, tra l'altro il libro è molto divertente, prima, e però mentre assiste alla prima di Montezuma, l'idea gliel'avrebbe fornita lui, no, del soggetto drammatico, no? E si rende conto che assolutamente è tutto falsificato. Quello che poi viene messo in scena è una storia assolutamente insostenibile, finisce diversamente, i personaggi cambiano sesso, cioè doveva essere un uomo invece una donna, insomma fa una storia assolutamente pasticciata, si infuria con Vivaldi e appena finisce l'opera va da lui e lo assalta dicendo è falso, ma come qui la storia, eccetera. E Vivaldi gli risponde quello che è scritto lì. In America todo es fabula, cuentos del Dorado, si Potosí è la città dell'oro, dell'argento, no? È un posto mitico di ricchezza, città fantasme, spugne che parlano, il carnero è il aiuto
tipo il montone. No? Di, con il velo rosso, con il pelame rosso, amazzoni con una tetta in meno e gli orejones, che molti chiamavano gli incas, ma insomma indigeni comunque nativi, che si nutrono di gesuiti. No, fatto, come bambini. Sì. Quindi è un mondo fantastico, no? La rappresentazione è quella di un mondo fantastico. E, il messicano dice a Vivaldi, ma potevi, se dovevi fare fantasia, potevi fare l'Orlando Furioso. Ho detto, l'ho già fatto, e quindi serviva un altro. Vabbè. E questo come premessa. Allora, andiamo al dunque del tema. Non so bene con l'orario, come lo vedo. No, va bene, siamo giusti. E il tema centrale qual è? È quello di una circolazione in età contemporanea, diciamo tra gli anni 60 e oggi, potremmo dire, adesso il 2000 per mettere una data di riferimento tonda, di un immaginario indigeno all'interno della cosiddetta musica andina. L'idea che sottende questa cosa qui è che la rappresentazione dell'altro, in questo caso il nativo andino, non è mai un qualcosa che possa essere veramente fedele all'originale e tantomeno neutra. E non lo può essere neanche quando è lo stesso soggetto altro quello che ce la rappresenta, perché è sempre soggetta ai contesti, quindi a delle narrazioni locali, e addirittura la stessa musica tale quale, lo stesso tipo di interpretazione di genere musicale, può essere tirato, diciamo, per la giacca in una narrazione di un tipo, addirittura nel suo opposto. Un esempio che non sto a descrivere, ma che è pertinente a questo, e per esempio la musica andina in Cile, se durante l'epoca prima di Unità Popolare, durante Unità Popolare diventa una musica sostanzialmente organica al governo democratico, a Salvador Allende, era un po', faceva parte con la nuova canzone cilena della sonorità ufficiale, diciamo così, del Cile democratico, e con la dittatura viene messa al bando, in realtà verrà successivamente recuperata anche durante la dittatura con significati diversi, ma dal regime militare. Su questo Juan Pablo González, per esempio, ha scritto un articolo, e quindi questa musica andina si piega facilmente a tante narrazioni diverse. Non so se la musica andina sia più flessibile di altre su questo, ma forse è un po' una caratteristica di tutta la musica, anche perché se non gli mettiamo il testo la musica si piega facilmente a tante interpretazioni diverse. E quindi la musica andina. Di cosa si parla quando parliamo di musica andina? Anzitutto bisognerebbe capire, se no, qualcuno dice che la musica andina, perché è una definizione abbastanza ambigua, è la musica che si fa nelle Ande. Sì, non fa una piega, musica andina è la musica che si fa nelle Ande, però qui subentra un problema. Per esempio, mi piace una descrizione che fa Tom Turino, un musicologo statunitense che si è specializzato un po', ma non solo, nella musica andina, che dice che in un'estate a Cusco, si vede che nel 2004, si vede che lui era lì, uno a Cusco, cioè quella che era la capitale dell'impero degli Incas, e quindi uno dei centri più prestigiosi, insomma, della cultura andina, uno può trovarsi contemporaneamente con un festival dove suonano centinaia di gruppi di musiche regionali peruviane tradizionali, un festival rock di 3 giorni dove si suona dall'hard rock al jazz fusion, passando per charangos elettrificati, quelli che non piacciono molto all'amico Cardone e neanche a me, e può trovare un pubblico di giovani, insomma, in jeans e maglietta, che potrebbe appartenere a qualunque paese dell'Occidente industrializzato, ma anche compositori di tradizione classica europea, barocca, contemporanea, cumbia peruviana, club di jazz, donne anziane con canti religiosi in quechua, e anche dei gruppi andini. Questi però presenti perché sono quelli che vogliono i turisti, no? Perché è quella musica che viene associata dai turisti con la regione andina, ma non è in realtà
la musica di quella, o in qualche modo, insomma, poi vedremo come, non è la musica di quella regione. Insomma, qui insomma, sono tutte cose più o meno dell'area, non tutto Cusco, insomma, ma alcune cose sì, e insomma, ovviamente anche i peruviani fanno rock, anche i peruviani hanno un'orchestra sinfonica e così via. Tra l'altro c'è una forte polimusicalità, per cui il violinista dell'orchestra sinfonica poi porta il suo violino al paese e suona i huaynos tipici del Perù, senza nessun problema, no? Nessuna sofferenza. E quindi questa definizione della musica andina come tutta la musica che suona nelle Ande, sì, non è sbagliata, ma serve a poco, diciamo, non ci aiuta a definirla. L'altra possibilità è pensarla come la musica delle Ande, cioè quella che in qualche modo costituisce, ha un senso identitario nelle Ande. E qui questo richiede però due cose, cioè definire quali, perché non tutta la musica dei popoli delle Ande, anche quella tradizionale, è cosiddetta musica andina. La musica dei Mapuches del sud del Cile stanno sulle Ande anche loro, però nessuno la include la musica andina, perché ha caratteristiche molto diverse. Alla fine, senza raccontare tutto quello che ci sta in mezzo, diciamo che qual è questa musica normalmente chiamata andina? Una musica di tipo folk tradizionale, popolare, ma con forti radici tradizionali, con una forte componente nativa amerindia dentro e un altrettanto importante sincretismo con la musica soprattutto europea, molto meno con quella africana, e che coincide con il territorio di quello che è stato l'impero degli Incas, nella carta, forse neanche con tutto l'impero degli Inca, ma grosso modo coincide con quell'estensione lì. Questo presuppone che si creda in una unità culturale di fondo, al di là delle moltissime varietà musicali che ci sono, all'interno di quest'area. E c'è chi effettivamente è convinto di questo e chi invece mette in discussione questa... Cioè c'è chi fa prevalere i tratti distintivi e che si dice invece che l'unità di fondo è più importante. Comunque, di fatto, il termine musica andina non è stato molto usato nelle Ande e troviamo, o è stato usato anche con sensi diversi. Oggi è abbastanza a corso, insomma, è diventato un termine usato come etichetta di un genere che si vende nei negozi in tutto il mondo, per cui è diventato assolutamente comune. Ma di fatto in America Latina di musica andina si parlava molto poco. Fino a tutta la prima metà del Novecento in Perù si parla piuttosto di Inca, di musica Inca, musica incaica, Inca Music, c'è una voce del Grove Dictionary che dice Inca Music, no? E la prima attestazione dell'uso di musica andina in letteratura è José María Arguedas, antropologo e romanziere peruviano, negli anni 40, però lui la usa per dire la musica delle Ande è contrapposta a quella della costa, per esempio. Non c'è un'idea di pan andino, cioè non è la musica che unisce la Bolivia, il Perù, l'Ecuador, eccetera. È quella musica di una certa regione del Perù che è diversa dal vals criollo che si suona a Lima, no? O cose di questo genere. Quindi, perché non si usa tanto questa definizione andina nelle Ande? Perché in realtà la definizione è un'invenzione europea, in qualche modo, no? Nel senso che diamo noi oggi a questo. Cosa succede? Succede che la musica andina paradossalmente nasce in realtà a Parigi, potremmo dire, e a metà degli anni 50 abbiamo una fioritura di gruppi come Los Incas, che nasce nel 56, Achalay, che mi sembra sia di un paio di anni più tardi, Los Calchaquis, che sono dei fine degli anni 50, inizio anni 60, e sono dei gruppi che sono formati in buona parte da latinoamericani di varia provenienza, sono argentini, paraguayani, venezuelani, ma ci sono dentro anche degli italiani, ci sono dei francesi, degli spagnoli e così via. Nessuno di questi ha un legame diretto con il mondo indigeno. Il direttore di Los Incas, non dall'inizio, ma un po' dopo, è Jorge Mirper, è un pianista argentino. Il direttore dello Scalciacchis, Hector Miranda, un grafico, pittore argentino che arriva a Parigi con una borsa di studio per fare il grafico in realtà, per studiare queste cose, e poi per, in realtà formano questi gruppi più che altro per sopravvivere, cioè è un lavoro che trovano,
che va molto bene incontro a una certa esigenza che c'è in quel momento in Francia. Sono gli anni di De Gaulle, sono gli anni in cui la Francia cerca di fare il leader in un terzo blocco, no? Di cui l'America Latina farebbe parte, e c'è una curiosità nei confronti di questo mondo latinoamericano. Questi latinoamericani e non che si trovano, a volte è un po' difficile capire perché hanno cognomi italiani, magari sono argentini, altri sono italiani veramente, uno è siciliano, cioè, erano due delle Olie, per esempio, che facevano parte, due oliani. No? Quindi loro vengono da diversi paesi, non sono né etnomusicologi, spesso non sono musicisti, suonano quello che sanno e come sanno. Spesso prendendo da dischi che trovano, che qualche amico li porta dall'America Latina o che loro vanno a prendersi in America Latina quando tornano a casa per le ferie. E quando suonano, suonano con quello che hanno e con quello che sanno, cioè mettono assieme strumenti di paesi diversi, suonano il charango boliviano insieme a strumenti di altri paesi, suonano il quattro del Venezuela, suonano la chena insieme al charango, cosa che nelle Ande tradizionalmente non si faceva, e così via. Fanno una fusion, no? Legittima, ma che non è sicuramente la musica tradizionale. Quindi quello con cui noi abbiamo a che fare è essenzialmente una musica che nasce lì. Anche una sua storia abbastanza interessante a proposito delle migrazioni. Dopo faccio sentire qualcosa perché ho parlato ovviamente anche troppo. Allora, diciamo che nasce come Musique des Indes, no? A Parigi. In realtà non è che la creano proprio dal nulla. Ci sono dei precedenti, soprattutto argentini. Tra gli anni 30 e gli anni 50 in Argentina si comincia a considerare che parte del nazionalismo comprende anche quelle province del nord dove ci sono gli indios, no? E quindi entra della musica andina, chiamiamola così, in questi repertori. Un gruppo, il hermano Sabalos, che è un gruppo di musica criolla in realtà di Santiago del Estero, fa concerti con le danze di tutta l'Argentina, tranne quelle del sud perché c'è il deserto, e quindi si pone il problema di fare anche le danze del nord, il carnavalito, il vallecito, e le fanno suonando charango, chena, chitarra e bombo, il tamburo insieme, che è un formato che in realtà non è tradizionale, no? Ma che loro utilizzano e che poi viene ripreso da questi andini di Parigi. E succede poi che a Parigi, nello stesso tempo, giri anche Violetta Parra e i suoi figli, Isabelle Angel, e impressionata favorevolmente da questo modo di mescolare strumenti, eccetera, lo faccia proprio a modo suo e quindi lo porti in Cile. E quindi negli anni, secondo metà anni 60, fino ai primi anni 70, si formano questi gruppi in Cile che utilizzano, sono influenzati da questo modo di suonare, quindi utilizzano insieme alla loro strumentazione tipica cilena, cioè la chitarra, l'arpa, che poi non viene neanche più usata, mettono dentro anche questi strumenti che vengono dall'area andina. E diventerà addirittura la cifra stilistica forse più evidente, no? di questi gruppi. E poi in quegli anni in Cile è molto forte il modello del folklore argentino, che aveva già acquisito in parte, quindi queste cose si rinforzano fra di loro e hanno molto successo lì. Ma con il 73, il colpo di Stato in Cile e l'esilio, molti di questi musicisti cileni tornano in Europa, per cui avremo in Europa una doppia circolazione degli andini, chiamiamo per semplicità così, della prima ondata e di questa nuova ondata che fa qualcosa di simile, ma in realtà non esattamente uguale. E tuttavia non finisce qui, perché questi due esempi, quello cileno da una parte e quello della musique des Andes francese, hanno... Queste due modalità, insomma, di fare musica andina hanno una retroinfluenza addirittura nei paesi andini stessi, no? Dove viene adottata in qualche misura e comunque trasformata, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, in Bolivia va molto successo il formato del gruppo andino, chitarra, charango, bombo e il solista della chena, e soprattutto quel gruppo Los Jairas, crea un po' un formato, che però non verrà mai sentito come il folklore nazionale,
ma come un genere di musica popolare, mediatica, moderna in qualche modo, e non a caso tra l'altro tra i fondatori c'è uno svizzero, Gilbert Favre, che era il compagno di Violetta Parra. Violetta Parra lo obbliga, lui è un clarinettista, lo obbliga a imparare a suonare questo strumento che lui ignorava, che è la chena, e gli ha praticamente gli ha fabbricato un mestiere per il futuro. E il modello cileno è molto forte in Ecuador, per esempio, molto molto meno in Perù. Perù resta molto più legato alle varietà regionali del vario folklore, in questo senso è meno ricettivo da quel punto di vista. Comunque esiste questa variante panandina anche in Perù, insomma, nelle città a livello urbano. Ebbene, allora è arrivato il momento di sentire qualcosa e chiediamoci appunto un po' che cos'è questa musica, come suona questa musica andina e che cos'è, di che cosa è fatta in realtà, quanto andina è questa musica andina. E allora, il primo esempio, se devo trovare là, esempio audio, Condor Passa lo conosciamo tutti, immagino, e vi farò sentire, lo dico prima così poi non interrompo l'ascolto, diciamo, ho montato tre frammenti, diciamo, di tre versioni diverse. La prima, una versione originale, anche se qui un rifacimento di 100 anni dopo, 2013, e poi quella che è la prima versione folclorizzata, e poi vabbè, quella molto famosa e diffusa di Simon Garfunkel. Con i puntini di sospensione fa parte del titolo, si chiamava così l'opera in origine. E in realtà che cos'è? È una zarzuela, quindi un'opera teatrale, musicale,
del 1913 di quel signore lì che è Daniel Adomian Robles, un compositore di taglio nazionalistico del primo Novecento peruviano, oltre che ricercatore di musica folclorica. E quest'opera viene presentata nel 1913, poi per varie ragioni, carattere soprattutto politico, insomma, non viene più, ha molto successo in realtà a Lima, ma non viene poi più replicata negli anni successivi, mentre una suite ricavata dai temi di quest'opera, una suite di tre parti, per pianoforte o per orchestra più ridotta, circola, appunto sempre col titolo Il Condor Passa, ed è quella che poi dà origine a questo assieme di più parti. E questa suite circola per diversi decenni in modo abbastanza sommerso. C'è una bella registrazione del 1930 della banda dei Marines degli Stati Uniti. E, tra l'altro, Robles ha vissuto diversi anni negli Stati Uniti, è stato pubblicato lì lo spartito di questa composizione. Ma non si tratta di un tema folclorico, cioè il tema principale, il tema famoso può essere anche probabilmente un tema di origine tradizionale, non lo sappiamo in realtà perché non è saltato fuori, non è stato trascritto. Una trascrizione che abbiamo dei coniugi d'Harcourt, che sono grandi studiosi, i primi del Novecento della musica, i primi che hanno studiato scientificamente la musica amerindia del Perù e della Bolivia, in realtà registrano questo tema per le strade, registrano a orecchio perché non registravano loro con magnetofono, ma registrano questo tema, ma qualche tempo dopo che è stata presentata la prima in teatro, per cui chi ci dice che quello fosse tradizionale? No, probabilmente era una cosa che circolava già tra la gente, no? E quindi non lo sappiamo. Ma di fatto come composizione, una composizione totalmente di musica, chiamiamola colta, di stampo europeo, sinfonico e di folclorico, da questo punto di vista non ha assolutamente nulla. E salvo forse orecchiare un po' un discorso di pentatonia, eccetera, che suona andino, no? Suona inca, però no, di fatto non lo è. E di fatto per arrivare a trovare una versione fatta con gli strumenti folclorici, così come la abbiamo poi conosciuta prevalentemente noi, bisogna arrivare al 1958, dove il gruppo Acciadai, che è formato da argentini, un italiano, eccetera, trova questo pezzo, o attraverso la partitura, o attraverso qualche altro disco di una versione chitarristica, credo, e decidono che si può trasformare, quindi esotizzandolo, cioè mettendogli degli strumenti che all'orecchio europeo sono più consoni per una musica delle Ande, piuttosto che un'orchestra sinfonica. E poi c'è il salto alla notorietà planetaria attraverso la storia, che è stato anche un po' un plagio, c'è tutta una storia sui diritti d'autore di questo, ma adesso la tralascio. Un altro esempio, vediamo se abbiamo fortuna, è un procedimento invece un po' diverso. Molto spesso invece questi gruppi prendono la musica che realmente è del folklore, della tradizione rurale delle Ande, e la adattano allo standard musicale europeo che abbiamo, che conosciamo, insomma. Faccio sentire questa abbinata. Thank you.
un tema tradizionale, una melodia assolutamente la stessa, ma in un'ambientazione sonora totalmente diversa. E cosa è diversa essenzialmente? Cioè non si tratta soltanto di un qualche arrangiamento o una modernizzazione o altro, ma si tratta veramente di un sistema musicale completamente diverso. Nel primo abbiamo dei consort che sono monostrumentali, cioè suonano tutti lo stesso strumento, e con dell'accompagnamento di percussioni, sono tutti flauti, e sono sistemi dove l'armonia è fatta per voci parallele, ottave normalmente, ma anche quarte e quinte parallele, non è un sistema temperato, e l'intonazione è un'intonazione che per esempio i musicologi chiamano a larga, wide, unison, no? Perché non sono tutti intonati allo stesso modo, ma suonano insieme lo stesso. L'effetto è un effetto esteticamente diverso, non è che non lo sanno intonare, cioè l'estetica di questo tipo di musica richiede questo suono, questa diversa asprezza, diciamo, di suono. E quando hanno provato, cioè, qualche musicologo, a confezionare invece delle bande di strumenti intonati bene, mi stanno detto che non sapevano di nulla, erano insipidi. Quindi c'è una ricerca estetica in questo senso. Nel secondo esempio, che è un gruppo boliviano in realtà, ma che ha acquisito questa modalità di origine europea per fare la musica andina, prendono il tema ma introducono un sistema totalmente diverso. Intanto c'è un'armonia di tipo classico europeo, le triadi maggiori, minori, eccetera. Le voci suonano per esempio in terze, che è quella l'idea di base del falso bordone, che quindi è una cosa tipicamente europea, creolia e meticcia. Poi usano strumenti temperati, usano comunque la chena, uno strumento indio, ma viene intonato in un modo diverso, e per esempio anche la struttura cambia, non è ripetitiva ad libitum per la danza, ma c'è un'alternanza, una tensione, alternando uno strumento solista, una coppia di flauti che risponde, eccetera, perché è una musica da spettacolo e quindi non deve annoiare il pubblico, no? Okay. E un terzo esempio, chissà perché, vediamo un attimo. Flauto indio attraverso i secoli, e con il passaggio dei secoli questa c'è la parte dell'ultima tappa, la musica andina. Quindi, a detta dei calciachis, questa è la musica andina. Allora, questa musica in realtà è una composizione di Anna Maria Garcia Miranda, che è quella signora lì che ha fatto parte dei calciachis, che è la moglie di Héctor Miranda, che è una soprano lirica in realtà, una persona con un'ottima preparazione musicale, che ha composto i temi più belli e gli arrangiamenti più belli del gruppo calciachis. No? In realtà è una francese, anche se ha delle origini ispaniche, ed è vissuta un periodo in Argentina, ma in realtà lei, insomma, è cresciuta in Francia, è educata a canto lirico,
E infatti poi quella è stata la sua carriera, cioè con Menotti a Spoletto e credo sia Rigoletto, non so che edizione. Quindi questo non vuol dire nulla, potrebbe essere musica andina stilisticamente anche se è fatta da questa signora qua, però di fatto al di là dell'uso del charango, delle kenas, né l'armonia né i giri melodici eccetera, questa è una musica più di aria forse barocca, non lo so, barocco classico, no? Quindi assolutamente, però viene proposta come musica andina. Quindi alla fine, diciamo, quello che veniva proposto da questi gruppi era che questa fosse la musica andina di oggi, quindi uno sviluppo moderno, no? Ma in realtà è difficile concepirla come uno sviluppo moderno di qualcosa che si fonda su un'estetica totalmente diversa. Quindi è un sviluppo parallelo, semmai, no? Un universo parallelo di qualcosa che riprende degli elementi, le sonorità, in parte, anche molto in parte, insomma. Sono due estetiche radicalmente diverse e che solo in certi momenti ci sono effettivamente le coincidenze, ci sono dei temi che vengono ripresi, non è che non abbiano nulla a che fare, ma siamo davanti a due mondi musicali diversi. La tralascerei un po', insomma l'abbiamo visto. Quello che invece mi importava è un po' questo, cioè se da una parte quello che viene proposto come musica andina veramente non è nel senso di musica nativa, e invece la copertina, la vetrina di questa musica era una vetrina che insisteva molto sull'esotismo, qui veniamo al discorso dell'immaginario, no? I dischi li ho preso, non è che ce l'abbia con lo Scalciacchisi in particolare, no? Solo che erano più diffusi in quel momento, insistono molto su questa cosa, cioè i flauti dell'impero Inca, misteri delle Ande, no? Fanno un immaginario un po' da avventure di Tintin nella città perduta degli Incas, no? Questo è e quindi loro vestiti con berrettini e ponchos eccetera, abbastanza appariscenti, che richiamano un po' un'estetica in carica in qualche modo. Quello di destra, il flauto indiano volume secondo, mostra invece degli indios che suonano un consorto di flauti tutti dello stesso tipo, correttamente quella è una musica andina tradizionale. Peccato che dentro non sia un solo pezzo che sia di quel genere, no? Quindi l'immagine è totalmente sfasata rispetto a quello che c'è dentro. In quello di sinistra invece la cosa interessante è che quel suonatore lì suona uno strumento tipicamente ecuatoriano, un rondador che è tipico esclusivamente dell'Ecuador, ha in testa un cappello di Cusco, quindi sud del Perù, abbastanza lontano dall'Ecuador, e quello tamburo con una carca, potrebbe, non so esattamente che regione sia, ma potrebbe essere del nord-ovest, sì, dell'Argentina probabilmente, ma ce ne sono un po' in giro. In ogni caso non c'è nessuna attenzione filologica, no? Anche nel travestimento, perché quello è un travestimento chiaramente, no? Cioè si travestono per suonare perché si vendeva meglio, indubbiamente, no? Questa era la logica. E allora, parafrasando un film, almeno il titolo italiano di un film che è Frisco Kids, sì, in italiano Scusi dove è il West, così, Scusi dove sono le Ande, mi immagino una risposta che sia sempre a sinistra, no? E questo perché? Perché nel caso italiano, su cui adesso farò un po' una carrellata veloce, l'immaginario invece della diffusione della musica andina in Italia è un po' diverso, cioè c'è stato anche quello che abbiamo visto, quei dischi lì sono circolati anche in Italia, hanno avuto una buona diffusione, ma sicuramente inferiore o in qualche modo confusa, come adesso vedremo, con un'altra musica andina, quella portata dalla nuova canzone cilena di cui parlavo all'inizio, no? E quindi per noi è il 1973 la data di nascita, no? Di questa cosa, e c'è un'irruzione vera e propria delle sonorità andine all'interno della musica cilena che gli italiani ascoltavano in quel momento praticamente per la prima volta, perché dalla metà degli anni 50 all'inizio degli anni 70 la musica andina di Parigi in realtà è arrivata molto poco in Italia, è arrivata perché qualche gruppo ha fatto delle tournée eccetera, ma veramente poco, non c'è stata una diffusione massiccia. E cosa succede? Succede che andiamo avanti, ecco.
arrivava questa musica e io ho fatto delle interviste, per esempio, a diversi italiani che si sono appassionati a questa musica e per, chiedendo qual era un po' l'impressione, l'impatto iniziale, no? E quello che è risultato finora è che è il suono la cosa fondamentale. Ci si avvicinava a quel suono per i motivi più diversi, perché un fratello maggiore aveva portato a casa il disco, perché si frequentava la sezione del Partito Comunista, perché si andava al Festival dell'Unità. Cioè, per qualcuno arriva prima l'aspetto politico, per qualcuno arriva prima l'aspetto musicale, ma alla fine quello che lascia l'impronta è l'aspetto musicale. Coadiuvato sicuramente da un discorso anche di tipo etico, direi, forse più che politico. Insomma, erano dei suoni molto accattivanti, sorprendenti, che allo stesso tempo erano giusti, avevano un fondo di giustizia, e quindi questo sicuramente costituiva un buon rinforzo. D'altra parte, la critica dell'epoca, penso a un articolo di Luigi Pestalozza su Rinascita, che parlava degli Inti Illimani, eccetera, lo dava proprio questa capacità di fare un folklore, ma molto elegante, molto ben suonato, da gente professionista, a differenza di quello che, non tu da tutti, perché anche in Italia c'era la gente capace, come Giovanna Marini, eccetera, ma tendenzialmente il folclorista, o peggio, il musicista militante italiano, disprezzava come un orpello borghese suonare bene la chitarra, no? E tra l'altro questa accoppiata di piacevolezza sonora, chiamiamola così, e di impegno militante con cui arrivava la musica politicizzata, insomma, o comunque presentata in piano politico degli esuli cileni, che è successo? Ecco, siamo ritornati. Sì, si superava in questo modo, con questa abbinata, quella che era una dicotomia abbastanza forte tra il pubblico e il privato nella musica della gioventù di quegli anni, fino agli anni 60, fino agli anni 70, che fondamentalmente aveva un repertorio per la piazza, no? Le canzoni militanti, eccetera, e un altro per l'ascolto privato o di gruppo, ma insomma a casa propria. La musica degli Inti Illimani si ascoltava, funzionava bene in piazza, ma era anche un buon disco da mettere su per un ascolto privato piacevole. Questa è una cosa abbastanza interessante, e andava in parallelo con un'altra corrente del folk revival dell'epoca, che era essenzialmente Roberto De Simone con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, che faceva un discorso analogo. L'idea, su cui adesso insomma vedo fin dove riusciamo ad arrivare con i tempi, è che abbiamo un quarto d'ora più o meno ancora disponibile. Questa sovrapposizione che si dà in Italia di musica andina e musica, chiamiamola cilena, insomma, la musica militante, la canzone impegnata dell'America Latina, si sono fuse assieme, sono entrate assieme, ha lasciato un segno molto forte. Cioè, per noi, per il pubblico italiano, la musica andina è in qualche modo legata a un immaginario di sinistra. Questa cosa viene fuori molto bene in questa cosa, in questa vignetta che ho recuperato su un'edizione del quotidiano Libero del 5 giugno del 2015. Qual è il contesto di questa immagine? Era sindaco di Roma Ignazio Marino, e in quei giorni riceveva la visita ufficiale della presidentessa del Cile, Spagna. In Cile penso anche, Michelle Bachelet, che veniva a mettere delle targhe, delle lapidi su dove c'era stata la solidarietà con il popolo cileno, eccetera, insieme agli Inti Illimani, uno di questi atti si sono messi a cantare tutti quanti in piazza, gli Inti Illimani, ma con un foro molto informale, Michelle Bachelet, la gente che era lì, che evocava un repertorio in qualche modo conosciuto negli anni 70, e anche il sindaco Marino, che faceva parte di questi reduci negli anni 70, cantava anche lui. E il quotidiano Libero, che evidentemente con Marino non era molto amico, lo rappresenta
come dedito a fare musica cilena in qualche modo, mentre Roma brucia con tutti i suoi problemi, quindi un moderno Nerone che anziché usare la cetra usa flauto di Pan, vestito da musicista andino. Tutto a parte è fatto così, che sono una vignetta abbastanza buffa, insomma, in qualche modo, al di là della pertinenza poi della critica. Ma la cosa che mi interessava è che per fare uno che canta con i Tillimani lo vestono da indio peruviano, no? Quindi qualche dubbio c'è. Il titolo Pastelero a tus pasteles è un po' un modo di dire spagnolo, che vuol dire che ognuno deve fare il mestiere che sa, no? Ecco, allora, cioè, ma come mai si sono mescolate queste cose? E a un altro dato, ho provato a fare un elenco, una contabilità delle pubblicazioni di dischi in Italia, sia di Mama Canzone che di musica andina, non rappresenta quello che circolava effettivamente, diciamo, i dischi di importazione, almeno quelli pubblicati in Italia, e noi vediamo che la riga, il grafico blu è quello della musica andina, il grafico arancione è quello della Nuova Canzone, con qualche piccolo sfasamento, ma l'andamento va in parallelo, insomma, e sommati evidentemente fanno quell'altro. Quindi viaggiavano insieme, il pubblico era lo stesso, compravano gli stessi dischi da una parte e dall'altra. Ma nonostante questo parallelismo, delle differenze ci sono, a mio avviso. Si tratta sicuramente di, in ogni caso, di adattamenti di una musica che tradizionale non è, ma fatte con un'intenzionalità diversa e con un diverso modo di presentarlo. Perché se da una parte i dischi di prima si parla di flauto in impero Inca, i misteri delle Ande, eccetera, eccetera, all'interno del canto di Pueblo Sandinos, che volevo portare ma mi sono dimenticato, c'è un testo di presentazione che dice: noi suoniamo questa musica come la sappiamo fare noi, sono le nostre interpretazioni, con grande rispetto per l'originale, nel senso che noi non siamo in grado di farlo, ma lo facciamo con il massimo dell'onestà, e rifuggiamo dall'esotismo con cui altri musicisti, si riferivano evidentemente a questi altri, lo sfruttano ed entrano in realtà in un sistema di sfruttamento di tipo capitalistico. Questo era un po' la tesi di fondo. Poi anche l'immagine grafica è diversa, no? Le Ande di quel disco lì sono delle Ande un po' di sogno, sono delle Ande un po' oniriche, e comunque non fanno leva su un esotismo di travestimento. Ecco, lì non c'è nessun travestimento, no? E quindi a me sembra che ci fosse dietro una maggiore onestà intellettuale, ecco, quantomeno. Il risultato musicale poi alla fine non è tanto diverso, no? Questo è vero, ma indubbiamente alle spalle c'era un discorso diverso. Lo so, c'era una sezione sull'Italia. Intanto vi mostro la copertina di questa cosa, perché poi non so se riusciamo a vederla insieme. C'è un gruppo italiano che dal 73-74 si occupa di musica andina, si chiamava prima Transito de los Andes e poi adesso il Laboratorio delle Uova Quadre, sarebbe lungo spiegare perché questo cambio di nome, formato essenzialmente da due fratelli, Felice Maria e Raffaele Maria Clemente, romani, che da più di 40 anni, insomma, si dedicano intensamente a questo tipo di musica, hanno conquistato una posizione di prestigio all'interno del mondo musicale andino, eccetera, eccetera. Questo disco, anche qui sarebbe un altro capitolo, no? Con grande consapevolezza, con grande competenza musicale, in questo disco del 96 loro fanno proprio il discorso di mettere a confronto questi due mondi, cioè quello della musica for export, le Ande for export, per loro in Tillimani, Calciachis, eccetera, sono tutti sullo stesso piano, perché sono tutti in qualche modo inautentici, e tutti però allo stesso tempo sono... riflettono magari in dose omeopatica, dicono loro, però una scintilla di quell'essenza musicale andina. Loro si credono a quella musica delle Ande che corrisponde al territorio andino in carico, e hanno fatto una costruzione a confronto. Io scelgo uno che è un midli, insomma, che loro compongono, dove si sente un pezzo che era molto conosciuto attraverso gli Tillimani precisamente in Italia, quindi questo Papel de Plata. E poi ci mettono a
confronto due altre versioni. Una è una versione che hanno ascoltato loro, che in realtà non è proprio una versione dello stesso tema, è una melodia molto simile, corrisponde a metà del primo tema. Loro sentono in una festa indigena nell'isola di Taquile sul Titicaca e dicono, oh, questa ci, la conosciamo noi, no? E poi riprendono quella di Tillimani e poi presentano una vera seconda versione, che è una versione boliviana eseguita da un cantore del nord Potosí che si chiama Boni Alberto Terán, che suona, canta, si accompagna con il charango, con una tecnica particolare che si chiama calanteado, e qui tra l'altro loro dimostrano di dominare, diciamo, tutti i diversi linguaggi della musica andina, anche una, in un certo senso una dimostrazione di empowerment, no? Della loro conoscenza. E ve la faccio sentire, se ve lo lascio fare. Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribir una carta a mi negra más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Sentito in loco, quindi sono anche loro dei passer, no? Sono dei mediatori. E la cosa curiosa però è che niente è quello che veramente sembra, perché per esempio quello la versione in Tillimani la fanno con un'imitazione veramente notevole, anche c'è un che canta, il cantante non è, fa parte del gruppo, è un loro conoscente, che dicono nel commento del libretto del testo, del CD nel booklet, dicono canta, questo è un sardo, di origine sarda, Mauro Argiolas, canta come gli Intillimani, imita abbastanza bene la loro voce perché li ascolta fin da piccolo
e quindi è come Obelix, è caduto dentro da piccolo, certo. E quindi è rimasto. Quindi sembrano itilimani, ma non lo sono. E poi fanno questa cosa che loro hanno sentito e la fanno con estrema fedeltà, ma ci cantano sopra un testo in quechua che hanno scritto loro. Quindi la parte più autoctona, assolutamente più che dovrebbe essere, in realtà porta, non è vera neanche quella, perché c'è questo testo che hanno scritto loro. E poi c'è un passaggio che non abbiamo sentito, dove c'è una chitarra che si sovrappone e nel commento del, e quindi poi riallaccia la versione in tilimani con l'accompagnamento della chitarra, eccetera, dove c'è scritto nel libretto che ecco, è un, c'è questo sogno, ma la suona contemporaneamente alla musica che sta ancora suonando. E insomma, fanno tutto un discorso di sovrapposizione di piani temporali, che mi riporta un po' al discorso che si faceva della diegetica o della imitazione della mimesi, insomma, per cui un tipo, un'operazione che vuole essere molto mimetica da una parte, perché riproduce sempre, imita perfettamente gli intillimani, imita l'autenticità degli andini, imita Alberto Boni Terran, che in effetti sembra proprio lui che esegue, e poi però allo stesso tempo ci sono questi interventi che sono tipo diegetico, extra diegetico se vogliamo, qui si dice per esempio la voce è quella di Mauro Argiola, se non sono mica gli intillimani, oppure ecco la voce acuta, che è il tipico stile delle cantanti indie, no? È la voce di Laura che buca le casse. Quindi ci sta dicendo che, ce lo stia, che è un disco che stiamo ascoltando, non è, ci ricorda che è un disco e non, è, non siamo nella festa indigena, eccetera. Quindi è tutto un gioco di mediazioni fra quello che loro hanno, che loro portano come cultura andina, la loro, il loro vissuto, la loro mediazione, eccetera, eccetera. Ecco, mi fermo qui. Bravo! Grazie.